Avvocato, perché la scelta di candidarsi con Ernesto Tersigni? Perché ritengo che sia la persona ad oggi più valida e idonea a dare delle concrete risposte a quelle che sono le esigenze dell'attuale amministrazione e della città di Sora. Lei è una giovane, brillante professionista sorana. Cosa l'ha spinto a scendere in campo? Allora, premetto che sicuramente non è stata una scelta semplice. È stata però una scelta molto ragionata, però alla fine quello che ha prevalso è stato proprio la volontà di volermi mettere in gioco, sicuramente in una esperienza molto più complessa di quella che vado a vivere quotidianamente come madre e professionalmente come avvocato, però sono fiduciosa e consapevole delle mie capacità e voglio essere un valido contributo all'amministrazione della città di Sora. Sociale, sanità, famiglia, quali sono i problemi che la toccano di più? Beh, diciamo un po' tutti, quindi non andrei ad escludere nessuno. La sanità prima di tutto perché è comunque l'esigenza fondamentale, se non c'è la salute non c'è nulla. E quindi sicuramente valorizzare il nostro territorio dal punto di vista dell'ospedale, quindi di migliorare quelle che sono le problematiche. Poi il sociale anche, perché ci sono tante persone bisognose e quindi ritengo che sia veramente fondamentale ascoltare le esigenze di tutti uno ad uno. La continuità nel lavoro di Ernesto Tersigni la condivide? Chiaramente. Certo, anzi ritengo fondamentale che ci sia continuità perché 5 anni di amministrazione sono tanti, ma sono anche nello stesso tempo pochi per portare a termine un programma valido. Quindi mi auguro proprio che venga data continuità a questa amministrazione per portare a termine un programma effettivo. Un ricambio generazionale lo vede all'interno della giunta e della politica sorana? Certo, non è niente, ci sono pure io come nuovo candidato. Sì, sicuramente ci sono dei perni fondamentali che è giusto che vengano conservati, uno di questi è il nostro sindaco attuale, però anche nuove forze non fanno male. In un suo intervento registrato anche da noi, lei ha detto: io non vi prometto niente, ma se vengo eletta sono a vostra completa disposizione. Così? Sì, condivido e lo riconfermo, non prometto niente perché non sono in grado ad oggi di promettere, posso soltanto dire che ho tanta voglia di ascoltare e soprattutto cercare di collaborare in una gestione, in un'amministrazione valevole, quindi quando dico è giusto ascoltare le esigenze di tutti, io mi sento pronta ad ascoltare e cercare di superare quelle che sono le problematiche della nostra città. Gli elettori di Sora perché dovrebbero scegliere lei? Per quale motivo? Per darmi la possibilità di portare a termine questo mio programma e quindi di mettermi in gioco e soprattutto collaborare nella risoluzione di quelle che sono le problematiche di Sora. Grazie. A lei.